Carlo Lucarelli nella Vulgata è un giallista, ma non è solo quello, è uno scrittore molto colorato. Se prendiamo i titoli dei suoi libri, da Almost Blue a Carta Bianca, ci rendiamo conto che è passato attraverso tutti i colori della cronaca e della storia italiana. E non è solo un giallista, nel senso che è molto limitante considerarlo in questo modo. È un archivista, è uno studioso ed è uno scrittore cross-mediale. È passato dal teatro ai romanzi, l'ultimo suo lavoro bellissimo è un lavoro per i bambini, è uno sceneggiatore televisivo, ha dato vita all'Ispettore Colliandro, all'Ispettore De Luca, ed è uno scrittore e un personaggio amato. Alla fine è diventato anche un simbolo nella cultura popolare, perché è stato poi stigmatizzato come antonomasia da Fabio De Luigi nella famosa imitazione di Mai dire Gol, per cui appena si fa il nome Lucarelli non c'è nessuno che non lo conosca. Il premio verrà consegnato sabato 9 novembre alle ore 21 nell'auditorium della Casa dell'Economia Lecco e sarà una serata spettacolare. Non possiamo avere un vincitore che appartiene al mondo della televisione, dello spettacolo, del cinema e fare una serata soltanto salottiera, per quanto sia bellissimo chiacchierare con uno scrittore seduto su una poltrona, sarà una serata colorata, lo dico così senza svelare niente di più.